movimento che cerca di fare pressione ai governi per quanto riguarda la crisi climatica ed ecologica, perché purtroppo questa crisi non è trattata come tale e viene sempre considerata come un problema da gestire in modo marginale, quando però ne va del nostro futuro, del futuro delle generazioni successive. E se non vogliamo che i nostri figli vivino nella violenza, nell'ansia della sopravvivenza, dobbiamo agire e dobbiamo fare qualcosa, e purtroppo i governi non lo stanno facendo. E come movimento reputiamo che manifestare semplicemente non sia sufficiente, di conseguenza adottiamo una strategia diversa, ovvero la disobbedienza civile non violenta, proprio per attirare il più possibile attenzione su questa problematica. Quindi ricorriamo comunque a utilizzare l'arte, la musica e delle azioni un po' più dirompenti per appunto arrivare a questo obiettivo. Noi siamo qui da una settimana, quindi cioè per una settimana stiamo facendo questo presidio, quindi siamo qui da sabato fino a giovedì, facendo diverse attività di presentazione del movimento, piuttosto che formazioni su che cosa sia appunto l'azione diretta non violenta, momenti di meditazione, momenti di rigenerazione musicale, insomma cerchiamo un po' di ricreare una rete tra di noi, cercare di farci conoscere, e poi tutto questo in vista dell'azione che poi si terrà venerdì 18 in Piazza Castello. Venerdì 18 settembre ci riuniremo in Piazza Castello alle 15 e ci sarà questa grossa azione di disobbedienza civile spettacolare, in cui ci saranno uno spettacolo teatrale, un die-in, quindi un flash mob in cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a partecipare anche come pubblico. Il senso di questa cosa è che i giornali, i direttori dei giornali vengano, perché sono stati invitati tramite anche un comunicato, a partecipare e ad ascoltare le nostre richieste. Quello che chiediamo è di dire la verità, e che attraverso i media e i mezzi di comunicazione si dica la verità sulla crisi climatica ed ecologica dentro alla quale siamo e verso la quale stiamo andando, che è una situazione molto grave, come è già stato ricordato, che non viene trattato come quello che è, poiché i giornali hanno comunque un grande potere di tessere le narrazioni, quindi di influenzare anche le persone e la percezione che hanno del mondo, mentre invece siamo di fronte a una verità scientifica che dice ben altro e per la quale dobbiamo svegliarci assolutamente, per la responsabilità e il potere che i media hanno. Tutti invitati a venire venerdì 18 in Piazza Castello alle ore 15. E consegneremo anche a mano un ulteriore comunicato giovedì 17 mattina, proprio perché ci sta a cuore che i media italiani raccontino quella che è la verità sulla crisi climatica ed ecologica, anche perché in Italia soltanto l'1,3% di tutto ciò che viene pubblicato parla in maniera adeguata di questo problema e di questa grave crisi. Quindi questo ci dà l'idea di quanto grave sia la situazione e quanto importante ci sia bisogno di parlarne.